andiamo. La Corte d'Assise di Cremona, visti gli articoli 533, 535, codice di rito, dichiara Iori Maurizio colpevole degli atti scritti, giudicato sotto il vincolo della continuazione, e lo condanna ai sensi dell'articolo 72 del codice penale alla pena dell'ergastolo con l'isolamento di uno per il periodo di 2 anni. Visti gli articoli 29 e 32, applica a Iori Maurizio le pene accessorie dell'interdizione perpetua dei pubblici uffici e dell'interdizione legale con conseguente decadenza dalla velocità di 10 giorni. Visto l'articolo 36 del codice penale, dispone la pubblicazione della sentenza mediante cessione dei comuni di Cremona e Cremona. Visti gli articoli 539-40 del codice di rito, condanna Iori Maurizio al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. Euro 400.000 a Facchi Pasqua, euro 200.000 a Arnesi Paola Lucia Teresa. Condanna Iori Maurizio al pagamento delle spese processuali delle parti civili, liquidate in euro 21.300, di cui euro 1.300 per spese, oltre IVA e contributo unificato, contributo cassa previdenza, in favore di ciascuna delle costituite parti civili. Dispone trasmettersi alla Procura della Repubblica di Cremona copia delle dichiarazioni rese all'udienza del 28 novembre 2012 della teste Groppelli Michela per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al reato di falsa testimonianza.